Said sta percorrendo le strade di Firenze con la sua bicicletta mentre canta l'inno italiano. Said è nato in Italia, ma il padre e la madre sono algerini ed il padre ha appena perso il lavoro. Said è maggiorenne e sarà costretto a tornare in un paese che non è mai stato il suo, quando sente suo invece l'Italia. Questo è il tema del film di Haider Rashid, l'ultimo lavoro di questo regista fiorentino, il cui titolo è Sta per piovere. Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani, siamo di colori, religioni, idee diverse, ma siamo tutti uniti in un profondo dolore perpetrato da azioni retrograde, razziste, ingiuste. Mi chiamo Said Mahran e sono italiano, come voi. Nascere e vivere per 25 anni in un paese e scoprire poi che improvvisamente questo paese non è più il tuo. È la storia di molti dei figli di persone immigrate in Italia ed è anche la storia di Said, il protagonista del film di Haider Rashid, regista fiorentino. Haider è qui con noi, innanzitutto grazie per la tua presenza. Grazie a te. Nel tuo film, dal titolo Sta per piovere, si parla di un diritto negato, quello della cittadinanza. Puoi spiegarci come nasce l'idea del tuo film? Nasce principalmente dalla necessità di parlare di un argomento di cui in Italia si parla poco. Argomento a cui io sono molto legato per le mie origini ed è un argomento anche che sta cominciando ad avere una sua importanza a livello politico. La questione della cittadinanza credo sia fondamentale per il paese moderno, riuscire a chiamare coloro che sono nati in Italia italiani, ma anche a fare processo di cambiamento culturale fondamentale alla creazione di uno standard per cui non ci siano più pregiudizi anche a livello culturale, che si riesca a rappresentare lo straniero o l'immigrato in una dimensione di normalità. Quindi noi abbiamo cercato di rappresentare la normalità della vita di un ragazzo di 25 anni che parla con l'accento fiorentino, è un fan sfegatato della nazionale italiana e che per strada nessuno identificherebbe come di origini straniere se non fosse per il suo nome. O stasera sono nei ragazzi. Figo, vi raggiungo dopo. Dopo che? Stasera c'è la partita. Ancora con questa partita? Ancora con questa partita, è la finale. Anzi, dovresti tifare anche te. Sì. Fossero i mondiali. Amore, non siamo mica al campino. È la finale degli europei. Mm-hmm. Stasera si vince gli europei. Mm. Tra 2 anni si va in? Finale. Che finale? In Brasile. Mondiali. Poi si vince i mondiali, Italia sul tetto del mondo. Delirio proprio. Said. Tutti noi di seconda generazione stiamo cercando di rivendicare questo diritto alla normalità. Ecco, uno dei messaggi infatti che viene dal tuo film è che avere origini miste non è avere un qualcosa in meno, ma bensì un qualcosa in più. Sì, assolutamente. Sì, la capacità comunque di guardare la realtà anche da un punto di vista più obiettivo, ovvero di non solamente giudicare e osservare la realtà dall'interno, ma anche dall'esterno, è sicuramente un lato positivo.
Ovviamente questo crea spesso una crisi di identità, per cui non si sa bene di quale paese si è, da quale cultura si provenga, e quindi c'è un processo di ricerca interiore spesso in molte delle seconde generazioni o dei figli di coppie miste. Va bene, piano. Respinta. Che cazzo vuol dire respinta? Ma può essere un errore sul sito? Ma che errore sul sito? Il sito della Polizia di Stato. La fabbrica. Che vuol dire la fabbrica? È perché papà ha perso il lavoro alla fabbrica. A papà gli prende un infarto, se non hai capito. Che ha fatto l'operaio da sempre. È un vecchio ormai. Chi lo prende? Noi magari in modo di stare qua si trova. Cioè io a costo di andare... Sì, che fai? Lascia andare via lui e noi si resta qua? Qui non si muove nessuno a questa casa. Questa è casa mia. Noi si rimane qua. Io, te, papà e mamma. Il tuo cognome infatti suggerisce la tua multiculturalità, tuo padre iracheno, tua madre italiana. E un altro elemento importante nel tuo film è il dialogo fra Said e suo padre. Tu sei anche lo sceneggiatore di questo film. Quanto la tua vita ha influenzato questo dialogo che poi tu hai portato sullo schermo? Ma sicuramente ha influenzato tanto da un punto di vista della questione di identità. Io non ho mai avuto problemi di cittadinanza avendo una madre italiana, però ovviamente mi riconosco dal punto di vista di porsi questa domanda di dove sono, oppure cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché quello che può essere giusto nella cultura italiana e europea può essere sbagliato nella cultura araba. La cosa interessante è che Said però non si pone all'interno del film questo problema fino a che non gli viene sbattuto la porta in faccia, ovvero fino a che non gli viene detto devi andare in Algeria, perché fino a quel momento è un ragazzo assolutamente spensierato che magari si è posto queste domande, ma che fondamentalmente si è sempre sentito italiano e non si è mai posto la questione della sua, di quanto sia grande o piccola la sua italianità. Ecco, nel tuo film Sta per piovere ci presenti una Firenze inedita, quella delle periferie. Perché questa tua scelta? Beh, io avevo la necessità da molti anni di rappresentare Firenze come una città. Ho cercato di rappresentare Firenze nella periferia, nella zona di Firenze Sud, che credo raramente, se non mai, sia stata rappresentata. Però allo stesso tempo siamo andati anche nel centro di Firenze, quello che conoscono tutti, cercando di trattare questa città come si merita di essere trattata da un punto di vista cinematografico, con il rispetto di una città vera e propria. Sì, salve. Vorrei parlare, se possibile, con uno dei vostri giornalisti che si occupa di questioni sociali. Sì, salve. Io vorrei, se possibile, parlare con qualcuno dei vostri giornalisti che si occupa di questioni Buongiorno, sociali. Buongiorno, io vorrei parlare, se possibile. Assurdo, sì. Ma posso richiamarla tra qualche giorno? La gente non le sa queste cose. Quando? Sembrano storie impossibili, però che accadono, magari... Parlarne è interessante, è importante. Che senso mi interessa? Non vuoi raccontare niente ancora. Parliamo degli attori. Attori fiorentini seconda generazione, attori fiorentini immigrati, attori professionisti e attori non professionisti. Com'è stato il tuo lavoro con loro? Ma la maggior parte sono attori non professionisti, alcuni di loro hanno fatto un po' di teatro, altri hanno ruoli minori, hanno fatto un po' di cinema, alcuni sono persone che non hanno mai avuto nulla a che vedere con nessuna delle arti. C'è stato un lavoro di preparazione abbastanza intenso, seppur breve, perché non abbiamo avuto molto tempo per lavorare con gli attori prima del film. Ed è stato un lavoro a cercare di spogliare coloro che avevano
esperienze teatrali e cinematografiche dell'eccesso della teatralità per cercare di lavorare su un realismo che per me è fondamentale quando giro un film e anche cercare di scavare e investigare le emozioni dei personaggi, che comunque sono molto profonde, hanno aspetti diversi, non sono personaggi semplicemente chiari nelle loro intenzioni, ma sono personaggi reali, come può essere qualsiasi persona che conosciamo. Devo dire che sono stato molto fortunato, perché tutti quanti sono stati incredibilmente dediti all'opera, e sono state 6 settimane molto dure e difficili anche per questioni meteorologiche, perché girare a Firenze a agosto è dura con 45 gradi e abbiamo insomma preteso molto dagli attori, ma credo che loro siano riusciti a creare un mondo molto, molto realistico e forte. C'è stata anche molta improvvisazione, spesso il film si spinge quasi in un luogo documentaristico, molte persone, alcuni personaggi che sono ritratti nel film sono magari personaggi che lavorano in uffici pubblici proprio. C'è un aspetto di realismo che è molto forte nel film e che aiuta, spero e credo, lo spettatore ad immedesimarsi nella causa dei protagonisti. Haider Rashid, regista del film Sta per piovere, tra poco nelle sale italiane. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie.